Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast in live anche su Twitch, Pizza e Cinema, è il podcast dove parliamo di cinema mentre aspettiamo la pizza, perché dovete sapere, questo lo dico a voi ospiti che non so se Giacomo vi ha raccontato, che noi in teoria abbiamo provato spesso ad ordinare poi la pizza e a farcela arrivare mentre poi facevamo le live dall'ufficio, ma non è mai non arriva mai perché non riesce mai a arrivare in tempo. Le uniche volte in cui è arrivata è quando chi ci segue ce l'ha fatta, ce l'ha spedita. Quindi fino ad oggi l'abbiamo fatto, questa è la 20ª puntata che facciamo, mai arrivata la pizza, quindi vabbè, è andata così. Oggi, tra l'altro, oggi siamo pure separati, quindi non oggi siamo ognuno da una parte diversa e abbiamo partiamo dagli ospiti. Il piacere ospiti di avere ospite. Abbiamo il piacere ospiti di avere ospite. Davide Manca. Saluto che Davide. Si trova qua. Si trova? Qua. Ciao. Mi sentite? Ti sentiamo. Sentiamo anche con il solito fondo verde. E poi Antonio Usbergo e Niccolò Ceraia, anche detti Lunaz. Esatto. Ciao ragazzi. Che per chiarire la chat, chi è Antonio e chi è Niccolò, se no poi la chat diventa... Perché... Io sono Antonio. Antonio Ghostbusters. Così adesso esatto. Lo sapete. E... Questa sera siamo qua perché la puntata, il tema della serata è videoclip e cinema. Quindi esatto. Adesso vediamo cosa esce, cosa ci raccontiamo a proposito. Magari niente. Magari niente. Magari questi due mondi... Di questi due mondi apparentemente lontani, ma in realtà anche molto vicini. Oh, vediamo cosa esce fuori. Posso così diciamo... Con la solita gag, quella degli oggetti. Allora, partiamo da quello perché no, volevo spiegare perché lo stiamo facendo oggi a quest'ora, alle 9:30 anziché alle 18, e poteva essere, se si può dire. Beh, non so se... nel backstage hanno detto che si può dire, nel senso non completamente, però il problema è che giustamente... Ci sono delle persone che fanno delle cose molto importanti la mattina presto e finiscono nel pomeriggio tardi, in questo caso i nostri amici di Unaz che stanno girando in questo momento il loro quarto film e quindi non potevano raggiungerci prima perché alle 6 stavano ancora gli sgoccioli del set e quindi abbiamo dovuto posticipare alle 9:30 giustamente. Come sta andando intanto queste riprese? Tutto a posto per ora? Sì, tutto a posto. Cioè, fa molto caldo, diciamo, fa molto caldo. Buono. Da quanto avete iniziato? A che punto siete della lavorazione? No, oggi è il secondo giorno. Ah, appena iniziato proprio? Avete ancora quindi tutto il tempo per accumulare aneddoti e questioni da set italiano con calma. Esatto. Poi ci sentiamo magari tra due settimane e ci raccontate... Le cose più brutte e le cose più belle successe. Allora, vogliamo partire dagli oggetti come facciamo sempre? Partiamo dagli oggetti. Ognuno di noi porta un oggetto che secondo noi è rappresentativo dell'argomento della giornata e tecnicamente quelli che la chat a fine puntata ritiene il più giusto solitamente. Alla fine è sempre più stupido, ve lo dico. Alla fine è sempre più stupido, però vogliamo dire il più giusto è quello che poi viene aggiunto alla nostra scenografia, che in realtà oggi non vedete. Oggi non io sono in uno sgabuzzino. Adriano, io sono a casa. Tu sei nella soffitta di Paranormal Activity. Sì, credo, può essere. Sì. Credo sia quella. Però poi di solito l'oggetto che vince resta nella scenografia, quindi esatto. che si sta iniziando a popolare di vari oggetti. Iniziamo da Davide. Davide, tu quando ti abbiamo invitato... Non sappiamo chi tu sia. Vogliamo parlare di videoclip e cinema. Qual è l'oggetto che ti fa pensare ai videoclip e al cinema? Cosa hai pensato? Io volevo portare un super techno crane, però mi hanno detto che non c'entrava e quindi no, l'inquadratura. Ma ci ha attivato una sorta di green screen? No, sì, è una roba nostra, non ti preoccupare. Ah, ok. Sì, perché lui mi sa che c'ha il verde, tu hai un po' di verde. C'è il verde, quindi sei bucato. Devo spegnere il verde, infatti. Allora, io ho parlato con Giacomo e ho deciso di portare un prisma. Ah, vedi, Giacomo? Tipo quello? Sì. Perché
perché il prisma distorce tantissimo le immagini e distorce anche il colore, separa i colori, e se tu lo metti davanti a un'ottica cinematografica o fotografica ti crea degli effetti molto strani, molto divertenti, che ho fatto appunto, ho iniziato a fare le prime volte nei videoclip, perché penso che l'argomento sia questo, la sperimentazione. Beh, che fai nei videoclip non lo puoi fare poi nei film, perché comunque nei film c'è una storia talmente forte che devi restituire, che se ti metti a sperimentare, cioè magari anche sbagliando, succede qualcosa di irreparabile. Allora nei videoclip, visto che molto è dedicato allo stile, ci possiamo permettere di sbagliare di più. E quindi la puoi buttare in cacciara, diciamo. Ho iniziato a mettere delle lenti davanti le lenti, capito? Fare delle cose tipo così. E quando ho trovato il prisma giusto, con l'inquadratura giusta, tipo c'è dietro Chiara, sì. E quando ho trovato, ho iniziato a replicarlo anche in alcune scene di film. E quindi per me era l'oggetto giusto, perché potevo fare questa metafora, cioè sperimenti nei videoclip per poi rifarlo nei film, nelle scene che sono, qui, che tu sono già giuste. Tu già hai introdotto un super tema di cui dopo dobbiamo far finta, perché sennò poi ci hai bruciato un argomento. Che sono adesso ci arriviamo. Ok, il prisma invece, Antonio. Allora, io invece ho portato una cosa un po' non è affascinante come quella di Davide, ma ho portato il mio quaderno degli appunti. Perché l'ho portato? Perché a parte che dentro ci sono tanti appunti, ovviamente, no? Stupidi, anche, vedi, roba così, tutta scritta malissimo. Dovete sapere che io a volte non riesco nemmeno a leggere le cose che scrivo, cioè non le so più rileggere. E poi ci sono anche dei disegni che è molto utile, visto gli amico. Ci sono anche dei disegni di inquadrature, che una è bella, ve la vorrei far vedere se la trovo, che sono molto bravo io a disegnare, quindi prima nel backstage dicevamo è come il video dei Pils, Mauro, no? Là ci sono tutti i cazzi, quello coi cazzi, sono tutti i cazzi miei, tutti i cazzi sono. Per fortuna non ci sono piselli, però vedete, a volte ci sono, ecco, che ne so, come in questo caso ci sono degli schemi dove mettere le cose, oppure ce n'è una molto bella che mi sa che è proprio di lunedì, se non sbaglio, adesso ve lo dico, il videoclip di Salmo. Esatto, che ho visto, che eccolo, guarda che bello. Allora, praticamente questo qua è un disegno che vedete? Ecco qua, questo omino qua in alto, quello là è Borghi. Ah, Borghi. Chiaramente. Sembra uguale, è uguale, è lui, no? Ed è lui. E praticamente questo disegno riguarda la scena finale del video, dove chiedevamo a Davide di partire da un mezzo busto primo piano fino a un totale, che è questo qua, il totale, questo è il primo piano, e questo tubicino qui era il tubicino dove Fele doveva mettere, anzi dove quello degli effetti speciali doveva far uscire il sangue, poi che Fele doveva cancellare, poi alla fine abbiamo fatto in un'altra maniera, ma insomma questo per farvi vedere che... quello lo usi per fare regista. Lo usi, esatto, no. Ci prendi appunti in generale quando ti viene in mente qualcosa, o lo usi quando devi affrontare un progetto in particolare? E quindi... No, questo sempre, diciamo. Poi sempre. Io c'ho pure un iPad, però tipo alla fine mi piace sempre scrivere la prima. E quindi questo, diciamo, che mi ha accompagnato, mi accompagna sia dai videoclip che da... Nei film. Abbiamo fatto un po' di tutto. Niccolò. Allora, guarda, io ho una cosa ancora più semplice, che però per me è vitale, che è questo. Ah. Perché, vabbè, a noi ci è capitato di girare solo film sotto al sole a picco, sempre, 12 ore sotto al sole. E al di là di quello, anche in interno ci capita spesso che comunque, come Davide ci insegna, la luce più affascinante è sempre quella di contro. Questa luce però ti arriva diretta negli occhi, quindi tu in qualche modo ti devi proteggere, non bastano occhiali da sole e cose, perché sennò non vedi bene esposizione, scene. E quindi con questo io mi proteggo e non mi faccio arrivare l'incontro di Davide. Però questi cappelli, cioè, hanno la cosa che sono tipo usa e getta, quindi tu li usi, però poi non è che li puoi lavare. Poi li butti. Ce n'hai uno per ogni lavorazione. Ovviamente ne compro degli stock. Quindi ce lo puoi effettivamente mandare nel caso vincesse. E quindi niente, ogni volta li cambio, perché così non si possono lavare. L'inquinamento ambientale in pratica è dovuto alla quantità di cappelli che ne utilizzi. Sì, sì.
Beh, c'è anche, ti ricordi, Mauro, Alessandro Tonda, no? Che lui pure aiuto regia e anche regista. Lui pure c'ha sta cosa del feticcio del cappello fisso in testa. Beh, però mi fa ridere che lui ne abbia una quantità già pronti. Cioè, già pronta, per già le prossime pronta, lavorazioni. Sì, come gli abiti di nell'armadio. Vai te o vado io? Vado io. Io sono stato banale scolastico. Mi sono fatto stampare dentro Slim Dogs la copertina di Thriller, che è il famosissimo videoclip di Thriller, è quello lì con gli zombie, ovviamente. E la cosa particolare è che contemporaneamente sia considerato il capo dei videoclip moderni, perché prima di Thriller molti videoclip erano semplicemente un collage di immagini con la canzone sotto, e è anche al contrario un pezzo di cinema, perché è diretto da John Landis, che è il regista di Un lupo mannaro americano a Londra, e quindi di fatto è questo strano mix in cui Michael Jackson ha deciso di portare un po' di cinema dentro alla propria maniera di fare i videoclip, e di fatto poi quella è diventata la maniera standard di fare i videoclip da quel momento in poi. Quindi sono stato, ripeto, estremamente scolastico, perdonatemi. Io che di solito invece porto la cosa più idiota, questa volta ho portato la cosa più ho portato Salmo, eccolo qui. No, una cosa un po' più seriosa, diciamo. Questa qua, questa nella fattispecie è una 5D Mark III. Una 5D però, Mark III, esatto. Però diciamo che la 5D Mark II, in qualche modo nel mio immaginario, ha segnato un po' un cambio di una nuova era, no? Nel 2010 più o meno, 2008. 2009, così, che ha dato il via a tutto poi quello che è venuto dopo e che stiamo vivendo poi tuttora sulla scia di proprio di un cambio che c'è stato nell'approccio, secondo me, nella realizzazione di certi tipi di contenuti, a partire dai videoclip, ma poi, cioè per dire, nel 2009 con queste ci facevano alcune riprese anche in Breaking Bad, per dire. Ci girarono anche un episodio di Dr. House, se non ricordo male, inizialmente fecero questo super esperimento girando un episodio di Dr. House. Quindi in qualche modo Canon, che poi ha detto vabbè, io la mia rivoluzione l'ho fatta, a un certo punto ha lasciato perdere questa fascia, dopo un po' ha mollato da qualche anno. Sì. Diciamo in qualche modo, nel bene o nel male, ha segnato un po', no? Un cambio di era, una 12-13 anni fa. Posso fare un pump my camera? Sì, tu hai la Canon 5D, io faccio pum. Ok, quello sì, perché c'hai fuori campo. Lì c'ha la sua fedelissima. Ho scoperto Black questa camera da pochissimo, in realtà, da due, tre film, no, più di quattro film, che anch'io ho iniziato con la 5D, devo tutto il mio poco successo a quella camera lì, alla Canon 5D, che però, come dici tu, a un certo punto ha smesso di fare queste robe super fighe, ed è arrivata la Blackmagic, che io mi porto su ogni set, veramente. Adesso sto girando un film con gli Alexa, gli anamorfiche, eccetera, eccetera, però c'ho sempre sta roba. Quindi la Blackmagic è il tuo feticcio? Camera. Sì, oltre al prisma, forse. Oltre al prisma. Ma infatti io partiamo subito da questa cosa, considerando, volevo chiedere ai nostri ospiti. Posso fare una cosa fastidiosa? Tolgo un attimo la camera, arrivo, eh. Vai. Lo chiedo solo a voi che siete rimasti, considerando anche il fatto che ultimamente dall'avvento delle DSLR in poi il videoclip è diventato molto molto più presente nell'industria della musica, da quando voi ci siete dentro, quanto è importante il videoclip adesso? Nel senso, è una cosa importante, essenziale, non se ne può fare a meno, se ne può fare a meno? Oggi come oggi dici? Cioè, proprio... Oggi come oggi e magari nel corso di come è cambiato nel corso secondo di me poi secondo me oggi già è diverso da due anni fa ed era diverso da 5-6 però. Cioè, ma come l'avete vissuto dall'interno? Perché alla fine voi è da tanto tempo che fate videoclip, nel senso proprio tanto. Secondo me, diciamo che fino a un po' più di anni fa, tipo 2, 3, 4, 5 anni fa, era ancora più importante, perché comunque YouTube faceva anche più numeri, no? Però adesso, diciamo, non voglio dire che è calato, perché comunque è e rimarrà sempre importantissimo, però ovviamente si comincia a percepire un po', no? Un po' di stanchezza. Molti preferiscono fare dei visual, no? Da accompagnare la canzone. Magari si fanno meno video, secondo me, adesso. Si cerca di fare magari un disco, c'ha un singolone, c'ha un video, e poi gli altri fai di visual. Insomma, c'è questa tendenza a cercare di investire poco meno rispetto a prima. Però credo sia e rimarrà sempre importantissimo il video
nella carriera di un artista o comunque sia nel percorso che fa. Voi quando avete iniziato la questione era, cioè nel senso, io mi ricordo che quando sono uscite le prime DSLR la questione era possiamo farlo, cioè nel senso adesso si può fare, quindi se un artista ha un pezzo fico possiamo usare quella scusa per come dire, per fare un piccolo corto alla fine essenzialmente. In realtà, era voglia, assolutamente, cioè. Abbiamo fatto noi pure. Adesso qual è stata la cosa con cui avete iniziato? Cioè, per tutti e tre lo chiedo, nel senso, ovviamente voi due, qual è il vostro primo progetto che ha detto che okay, questo è il primo videoclip proprio vero che facciamo? Beh, io e Niccolò insieme abbiamo fatto, diciamo, siamo partiti dai rapper romani underground, così. Io personalmente pure ho fatto delle cose simili prima. Diciamo quello un po' più serio secondo me è stato quello di Salmo e Noize, quello proprio... sì anche quello di Mad Men e Jimmy Dice prima, comunque erano già sì, comunque sempre rapper insomma locali o romani. Davide, invece tu quando è stata la prima volta che hai fatto un videoclip? La prima volta che ho fatto, a sempre ridere. Io ho iniziato con i videoclip reggaeton. Dovete sapere che tra le tra Cattolica, Rini e Riccione c'è una quantità di artisti del reggaeton che hanno bisogno di videoclip. E io credo nel 2001-2002 ho iniziato facendo questi videoclip sempre più complicati, dove comunque il soggetto del video era sempre lo stesso, che era questo ballo reggaeton molto particolare. Quello che si muoveva. Non lo volevo dire. Però comunque con i videoclip reggaeton ho iniziato a capire una cosa fondamentale, che era la luce. Cioè potevi usare qualunque macchina da presa, ottica o strumenti di stabilizzazione, ma se non facevi la luce giusta, quella roba non sembrava professionale. Cioè a un certo punto ho capito che con la luce giusta un prodotto poteva sembrare amatoriale, diventava magicamente professionale. E quindi mi sono specializzato in quello dopo. Adesso la mia sensazione, noi come Slim Dogs per un periodo fino a qualche anno fa abbiamo fatto dei videoclip per artisti più o meno grandi, però poi non so, la mia sensazione da dentro ma anche da fuori è che il video abbia perso un po' di importanza a un certo punto. Si fa più che altro perché tanto lo devi fare e più che altro perché è marketing, non lo so, da un certo punto in poi si è persa la voglia, o almeno magari sono finite, non sono più state tante quelle persone, quei registi o quelle produzioni che hanno voluto sperimentare in maniera importante. Ovviamente parlo piuttosto per l'Italia, perché poi magari come esci fuori di roba magari ce n'è molta di più, non lo so. È più marketing alla fine, sì, lo devo fare perché poi se ne parla, lo condivido, la gente lo condivide, però poi il valore in sé... Io ho notato che quello che è successo è che magari è stata recepita questa cosa del fatto che si poteva fare molto di più con molto meno, però come al solito succede in questi casi, invece di dire ok, quindi adesso proviamo a metterci un po' di più per vedere cosa si può fare con un po' di più, ti ha subito detto vabbè, allora se si può fare molto di più con molto meno continuiamo a fare ancora di più con ancora meno, e quindi si è passati dal, come dire, cercare di, come dire, sfruttare questa cosa del giovane videomaker che c'ha la camera e quindi non prende una lira e quindi magari fa un videoclip per 2 lire e poi sono tutti uguali e sono tutti quanti anche molto cheap essenzialmente. Non so se voi avete avuto la stessa impressione vivendola da dentro, se c'è stato un momento in cui avete avuto l'impressione che un momento videoclip stava decollando e poi si è ripoggiato. Sì, è così. Come tante cose, insomma, che si trasformano un po'. Il video sì, ha avuto un'esplosione, come diciamo prima, poi adesso sì, si è un po' riposato. Voi quando avete iniziato questa cosa, intanto la chiedo a Niccolò e Antonio, ma anche Davide in realtà, cioè già sapevate dove volevate andare o avete iniziato un po', no allo sbaraglio, però della serie proviamo, o già avevate bene in mente il percorso? Ma forse... No. Essendo appassionati di cinema, comunque la direzione credo che inconsciamente è sempre stata quella, poi... Uno
nella vita, insomma, fa anche quello che gli serve per campare, tra virgolette, nel senso che i videoclip sono belli, ci guadagni un pochettino, li fai, però poi l'occhio, cioè la mente, secondo me, pensa sempre a quello, no? Anche noi, magari inconsciamente, nei videoclip abbiamo provato a mettere sempre delle, insomma, delle linee narrative, delle cose così, quindi penso che alla fine il fine massimo sia quello. È quello che state facendo poi oggi? Sì, noi diciamo, forse all'epoca, noi comunque abbiamo iniziato a fare videoclip un po' più serie, comunque diciamo per le major, per le etichette, nel 2012-11, così insomma, no? Sì, forse siamo stati anche tra i primi a fare dei videoclip narrativi, lì dove magari ancora si facevano tanti video di playback, no? O beauty, così. Noi fin da subito, anche con zero budget, abbiamo sempre cercato di infilarci dentro dei mini film, dei mini corti, delle storie da raccontare attraverso una musica. Ecco, Nico diceva prima Rob Zombie di Salmo e Noitz, di quelli, ma anche quelli che abbiamo fatto prima e anche quelli che abbiamo fatto dopo, cioè, lì dove era possibile, anche se non c'era budget, abbiamo sempre cercato di infilarci una storia. Davide, oggi tu non fai altro che tirare fuori cose da... È nuovo quello? Da fuori campo. Lui è Mambo. Da dove è uscito? Scusa. Da un paio di mesi. No, perché mi stava mangiando la gamba, allora ho detto, ma io metterlo qua. Mi sembra giusto. Cosa, però... Vai, io ho iniziato a fare videoclip quando non c'avevo niente, nel senso pochissimo materiale, ed era molto prima dell'avvento dei LED, delle macchine leggere, e poi ho avuto la possibilità di fare videoclip sempre con più strumenti, e poi comunque il problema è che più cresciamo, più ci facciamo pagare, più costano le cose che dobbiamo noleggiare. Però oggi credo che chi abbia un'idea, una storia figa, un'idea vincente, la può realizzare veramente con nulla. E capisco che giustamente poi magari qualche etichetta se ne approfitta, però quello che vedo che manca è raccontiamo una storia, facciamoci venire un'idea che è particolare, mentre si cerca di fare solo estetica, e sappiamo benissimo che la solo estetica a un certo punto rompe le palle. Io faccio l'avvocato del diavolo, nel senso che sono uno di quelli decretati a realizzare l'estetica di un certo livello. Però ormai facendo cinema da tanti anni, avendo fatto tanti film e tante serie, anche quando faccio videoclip, soprattutto quando li guardo, preferirei vedere delle belle storie, delle idee nuove, diverse. Ci siamo di nuovo persi in un bicchiere d'acqua. Che è successo? Bicchiere d'acqua. No, dicevo, ci siamo di nuovo persi in un bicchiere d'acqua, nel senso siamo passati dal rifare tutte le storie perché abbiamo la possibilità a ripoggiarci sull'estetica che funziona. Sì, io vedo tanti videoclip bellissimi fatti da giovanissimi registi, giovanissimi direttori di fotografia, nuovi creativi, che veramente hanno trovato dei look accattivanti. Però poi si è persa quella magia che c'era tra quei grandi registi di videoclip come erano Michel Gondry, Spike Jonze, cioè provare a fare quelle robe lì che sono più complicate, che uniscono l'estetica alla tecnica, al racconto, perché non si fa più oggi che è molto più semplice, che uno stabilizzatore di immagini ce l'hanno tutti, che un programma di effetti speciali gira su qualunque computer. Però voi non pensate sia anche legato al fatto che, essendo un mercato più conosciuto, c'è anche una richiesta più precisa da parte di chi commissiona questi videoclip? Nel senso, nel momento in cui c'è un mercato sconosciuto, e quindi il concetto è voi siete i maghi con queste nuove macchinette fotografiche che fate le cose come vi pare a voi, tirateci fuori un'idea dal cappello. Nel momento in cui però si standardizza, quindi il video rap è fatto in questa maniera, il video pop è fatto in quest'altra maniera, eccetera eccetera, magari c'è una richiesta più specifica da parte delle etichette, non lo so, chiedo. Cioè, piuttosto che dire genere, ok, sì, Michel Gondry, fai una follia. Ma in genere, sì, a parte che comunque sia, diciamo, in Italia, appena provi ad osare un attimo, ad azzardare, a sperimentare, ti rimettono un attimo sempre i piedi per terra. Molte persone comunque... Le etichette poi in genere non è che mettono sempre bocca, però in generale molte entità si cagano un po' sotto, come si dice, no? Come dici, io famo sta cosa che l'ha fatta sta americano, poi la puoi fare te, a parte che non hai magari il budget, poi dici, ah no, ma forse il pubblico non la prende bene. Quindi sì, c'è un po'
questa cosa qui c'è, però poi in generale è più sempre, secondo me, è sempre molto legata all'artista e a chi fa il video, insomma, anche se l'artista è uno che non gliene frega niente di niente e vuole buttarsi ovunque senza limiti, senza problemi, si fa una cioè, voi avete fatto due videoclip dove io non c'ero, purtroppo, che non mi avete chiamato, che una frecciatina. No, scherzo. Due videoclip stupendi che sono molto sperimentali, che forse avete fatto più per il vostro interesse e per la voglia di farlo che per il budget che c'era o l'etichetta, cioè quello di Salmo e Blanco, di Mace, che è una grande sperimentazione, un modo diverso, un bianco e nero fortissimo, però con delle idee, e anche quello dei The Colors, che mi ricordo ne abbiamo parlato, ve lo siete girati un po' tra di voi, no? Sì. Hai fatto super anni 80 con 40 filtri davanti, cioè io credo che a un certo punto, non so se noi o altri, non devi fare soltanto i videoclip del super artista, anche quelli più emergenti, magari c'è più libertà, allora lì devi usare. Io mi diverto tantissimo, mi ha chiamato l'altro giorno un mio amico Paolo Mannarino e mi ha detto: guarda, devo fare domani, dopodomani, questo videoclip, ci abbiamo x euro. E io tipo x euro come letteralmente x euro, proprio x, esatto, euro. esatto. Non sono, allora, dei soldi, cioè, pigliamoci due Black Magic, un inverter da macchina e due pannelli LED e lo facciamo. E mi sono divertito da matto. Poi adesso non so se il videoclip è uscito bene o male, però abbiamo fatto una roba stilosa e con delle idee, perché non ci siamo bloccati su quel... Io sto facendo proprio l'avvocato contro me stesso, contro il direttore della fotografia, vabbè. Che non ci siamo, cioè, fatti rompere le palle da quello stronzo che si lamenta sempre che non c'è la luce giusta. Perché oggi, cioè, non lo so, poi ognuno ha la sua esperienza personale. Io vedo che più... La prima cosa è giriamo con la Mini, giriamo con la Venice, giriamo con quest'ottica, piuttosto che facciamo questa cosa qui. Poi lo dico perché con Antonio e Nico abbiamo sempre fatto robe strane, diverse, e su Salmo abbiamo iniziato con una pedana rotante a 360 gradi sfondando il tetto di una scenografia e montando un americano enorme con Salmo e Borghi e cambiando, insomma lo dico perché so che loro lo fanno, però quello che lamento, poi non è un lamento, forse invito, quello che invito i nuovi filmmaker o chi si appresta a fare queste cose: fregatevene della tecnica e cercate un modo di fare cose più interessanti, più sperimentali. Tanto l'idea e la voglia di sbagliare. Tanto stiamo facendo un videoclip di un gruppo indipendente che magari non si vedrà nessuno, e invece se voi fate un video strano, forte, può essere più forte quello del brano stesso, no? Quindi ad esempio quello che dicevi tu all'inizio, di utilizzare il videoclip per sperimentare delle cose che poi magari uno si porta, vede che funzionano lì, puoi fare relativamente poco danno e magari poi capisci che sono fighe e te le porti avanti in dei progetti più grandi, magari in un film o una serie. Assolutamente. Io l'ho fatto tantissime volte. Ma infatti è proprio quello che volevo chiedere. C'è un, come dire, cosa avete imparato dal mondo del videoclip che vi siete portati dietro nella vostra carriera nel cinema? Cioè, non necessariamente, come dire, qualcosa di tecnico, magari un'abitudine, un'attitudine, un trucchetto specifico. Io ho imparato che quando sei ad alti livelli, comunque per fortuna ci siamo, a un certo punto cerchi sempre di alzare l'asticella e quindi ordini, chiedi dei materiali sempre migliori, sempre più costosi. Invece ho imparato, continuando a fare i videoclip, che a un certo punto devi fare un downgrade, cioè devi ritornare dal basso e vedere le piccole cose che poi ti svolto totalmente. Tipo sto obiettivo qua, che compri su Amazon a poche centinaia di euro, è un Lens Baby, no? Che io ho usato in tanti videoclip, e poi ora lo uso sulle serie TV per fare degli effetti micidiali, e in realtà altre volte, prima di fare questi videoclip con Lens Baby, pigliavo delle ottiche molto più complesse, più costose, più farraginose, che mi facevano perdere più tempo e magari permettevo al regista di fare meno inquadrature. Oggi mi prendo una Blackmagic, io ho questo obiettivo qua
quasi giro da solo alcune cose, che poi il regista è felicissimo, abbiamo fatto le cose nuove. Però mi taccio e parlo sempre troppo. No, no. Voi ragazzi, cosa... ascoltarti, Davide. Cosa vi portate dietro? Cos'è che avete preso da lì e tutti i giorni magari vi rifate sui set magari di un film? L'arte dell'arrangiarsi. Ah, ecco, vedi. L'arte dell'arrangiarsi. Noi, per fortuna o purtroppo, insomma, siamo stati abituati così, abbiamo sempre fatto molte cose, anche quando devi fare le cose da paura abbiamo sempre avuto pochissimo tempo, magari a volte anche pochissimi mezzi, e questo ritorna nelle situazioni in cui hai poco tempo e pochi mezzi, insomma. Perché non, è vero che adesso magari facciamo anche il cinema, però purtroppo a volte anche un certo tipo di cinema ti porta a girare in condizioni molto estreme o comunque di poco tempo e budget. Dice, alla fine noi, cioè giustamente un videoclip dura dai 3 ai 5 minuti, un film dura 1 ora e mezza, quindi magari aumentano i giorni ma aumenta anche la quantità di girato che devi portare a casa. Eh sì, ma poi guarda che lunedì con Davide l'abbiamo girato 20 in un giorno e 4 ore ed è comunque, cioè abbiamo fatto, non so, beh, la gente a un certo punto ci ha abbandonato, la troupe bulgara ci ha fatto lanciato gli stativi. No, abbiamo fatto una cosa come intanto 10 ore senza pausa, poi abbiamo fatto una piccola pausa e poi abbiamo ripreso. Cioè, facciamo un piccolo inciso per chi non lo sapesse: lunedì è il videoclip di Salmo che voi avete girato, non l'avete girato, cioè è ambientato a New York e voi non l'avete girato né a New York né in Italia, ma l'avete girato dove? Bulgaria, Sofia. In un giorno e mezzo, perché mezza giornata l'avete usata per andare lì e un restante giorno e mezzo l'avete usato per girare. No, era di prima. No, un giorno e mezzo di riprese, ma poi la mezza giornata in realtà erano solo 3-4 ore per fare una cosa, ma insomma. La lì come è nato? Come è nato quel progetto? Cioè, da dove nasce quell'idea di fare quel video in quel modo? Ma correggimi se sbaglio, insomma, nel senso con Salmo già avevamo fatto altri video e c'era comunque l'idea di voler fare una cosa figa, super cinema, super d'impatto. E c'era questa roba di sto set di New York che qui stavamo vedendo da un po' di tempo, e ragionando insieme ho detto cazzo, ci possiamo andare finalmente perché abbiamo un pochino più di budget. Poi Alessandro Borghi aveva dato la sua disponibilità a recitare nel videoclip, quindi ci siamo messi un attimo, insomma un paio di giorni, a ragionare con Salmo e ci siamo fatti venire questa idea insieme. E poi ha detto cazzo, andiamo lì, serve un direttore della fotografia con i contromaroni, chiamiamo Davide. È la prima volta che avevamo usato, cioè in genere ce la siamo sempre fatta da sola e da soli, invece quello lì è stato il primo video in cui abbiamo chiamato un direttore della fotografia. Ah, la prima volta? Sì. Perché sapevate che era più complesso del solito. C'era anche voglia di alzare sempre di più l'asticella, okay. Avevamo visto le cose di Davide, stavamo in fissa e sì, poi anche perché comunque c'era tanta roba da fare, tanto lavoro, noi in genere facciamo sempre tutto da soli, quindi anche per dire vabbè senti, questa cosa deleghiamola e concentriamoci su altro, no? Che poi alla fine a Davide gli abbiamo rotto le scatole un po', però però alla fine comunque Nico veniva sempre, diceva guarda che sovraesposta vabbè forse sì, ma il modo imparato. Ma scusatemi, normalmente nella carriera di un regista c'è sempre il cortometraggio che uno fa per ricevere un po' d'attenzione dal mondo del cinema. Voi lunedì l'avete fatto anche con quell'intenzione? Cioè avete fatto anche dicendo ok, facciamo un videoclip cinema perché proviamo anche a dare una botta e cercare di farci notare, o avevate già insomma iniziato a parlare
Perché poi da lì a poco voi avete fatto il vostro primo film essenzialmente. Sì, no, no, sì, c'era un po' questa ambizione. Noi poi purtroppo i cortometraggi non abbiamo mai fatti perché eravamo sempre impegnati a fare i videoclip. Perché giustamente stavate sempre lavorando, perché i cortometraggi. Quindi era impossibile mettersi un attimo a tavolino e fare qualcosa, no? E quindi, anche perché come diceva Nicco, poi ti fanno anche campare, no? E quindi se non facciamo videoclip poi non guadagniamo nulla, non potevamo pagare affitto, quindi dovevamo forse continuare a fare videoclip. E, però sì, esatto, questa forse era un po' l'obiettivo principale anche di Salmo, perché comunque aveva anche lui ambizioni cinematografiche, no? Come sì, perché lei adesso ha fatto Blocco 181. Esatto, quindi insomma era un po' di tutti questa cosa di farci notare, ecco, anche se prima di lunedì non erano quei livelli là, ma anche noi avevamo fatto un po' di cinematografia nei videoclip, insomma, voglia, raccontando storie. Però ecco, quella ovviamente, sai, con quell'attore, in quella location, con quella fotografia può accompagnare. Esatto. Ma vai, scusami, vai, no, vai tu. No, io volevo chiedere a questo punto, visto abbiamo parlato varie volte il videoclip, il cinema, avete detto che si cerca un po' di contaminare l'uno con l'altro. La domanda è: voi avete mai sentito il paragone derogatorio sul cinema, quando si vuole dire che una cosa è un po' raffazzonata, dice vabbè, ma questo film sembra un videoclip? Nel senso, io una cosa che delle volte ho sentito per criticare un film, perché mi sembra che ci sia un po' questa, come dire, questa voglia di dire che una è una cosa importante e l'altra è una cosa che si fa per giocare. Voi avete mai notato questa, come dire, questa mancanza di fiducia da parte del mondo del cinema nei confronti di chi viene dal mondo dei videoclip, e secondo voi perché eventualmente? No, io no, anzi, noi diciamo di solito, per io dico che sembra una fiction più che un videoclip. Ok. Sembra una fiction della Rai o di Canale 5, 100 vetrine, pure se diciamo, facciamo dissing a 100 vetrine, però tipo, a volte diciamo si sembra 100 vetrine, però no, beh, anche perché ci sono dei videoclip che a volte superano anche i film a livello estetico, cioè non è che voglio di nostri, in generale ho visto molti video veramente avere una qualità allucinante, quindi no, non mi è mai capitato, però sì, ovviamente certo, chi è del settore, chi è del cinema, è ovvio che un po' il videoclip lo vede come un po' come un gioco, come una cosa da fare, ecco, magari se ti vuoi divertire. Io in realtà sì, un pochino ogni tanto l'ho sentita questa cosa magari da persone che apprezzano più il cinema e guardano pochi videoclip, magari per film che ne so, che non hanno una scrittura fatta bene, chiara, e quindi magari, che ne so, sono solo immagini, belle immagini con tanta musica, roba così. Allora sì, ho sentito qualcuno insomma dire cazzo, quel film sembra un videoclip lungo un'ora e mezza. Ok, intanto l'ho sentito di, e però poi, nel senso, questa cosa si traduce in anche una sfiducia nei confronti di quel mondo, o poi alla fine si è sul set, e quindi l'importante è essere in grado di portare a casa la giornata, e quella cosa poi zittisce tutti? No, più la seconda che hai detto, ovviamente, cioè quando sei sul set pensi solo a portare il lavoro a casa, qualunque esso sia, insomma. Io penso che alla fine se fai uno spot, un videoclip, un film, il risultato poi è sempre quello che conta, quindi uno dovrebbe farlo sempre cercando di dar meglio. Voi avete mai sofferto, vabbè, uso un termine magari un po' improprio, però vi siete mai sentiti denigrati in quanto provenienti da questo ambiente dei videoclippari, quando vi siete affacciati poi al cinema? Avete vissuto un po' di questo tipo di pregiudizio? Anche te, Davide, visto che anche tu hai iniziato poi più o meno allo stesso modo. Ti hanno mai detto, ma tu fai solo i videoclip del reggaeton?
No, perché per fortuna io ho avuto un grande caso fortunato che parlerò, di cui parlerò dopo. Però io volevo dire, quando abbiamo fatto il primo film con Antonio e Nico, abbiamo fatto Sotto il sole di Riccione, che era un film che aveva tipo 8 attori sempre in scena, girato in pochissimo tra l'altro, esatto, in 4 settimane, e dovevamo fare l'estate ed era ormai ottobre, quindi era nuvoloso, sole, senza comparte, senza nulla, e loro hanno portato a casa un film che adesso c'è il seguito, capito? Cioè nel senso, che cos'è? E allora quella è la palestra ti fai con i videoclip, magari ci sono dei registi che hanno fatto tanti film corti, ma brutti, con tante possibilità, tanto tempo, che si trovano a fare un film in poco tempo non ce la fanno. Quindi loro la loro prova del 9 l'hanno fatta immediatamente, sono passati da il videoclip a un film per una piattaforma, che ha avuto successo e di cui è stato fatto il seguito, e quindi quella è la prova, nel senso che immagino e so che dal secondo film nessuno ha potuto mai più metterli alla prova, cioè hanno dimostrato, l'hanno fatto e ora stanno volando, e giustamente fanno un film dopo l'altro perché se lo meritano. A proposito di questo, io volevo chiedere, ragazzi, voi nel giro di pochi anni siete al quarto film. Questa, come dire, al di là del fatto che immagino sia dovuto anche all'opportunità che giustamente ricevete grazie al vostro lavoro, però nel senso questa cosa di lavorare sempre vi viene anche un po' da questa cosa che dicevate dei videoclip, di non avere sempre bisogno di fare qualcosa e quindi voler sempre saltare da un progetto all'altro, o è un puro caso di occasioni che vi stanno arrivando? Ma penso entrambe, cioè nel senso... A noi purtroppo ci piace il lavoro che facciamo, quindi cioè, nel senso, no, è vero pure quello, guarda, è vero che a volte il troppo storpia, no? Però tipo ci piace quello che facciamo, ci piace raccontare storie, quindi c'è anche capitato ovviamente, insomma ci hanno offerto ovviamente dei film, quindi poi abbiamo detto o sì o no. E però sì, forse ecco, magari fermi non ci sappiamo stare e ci piace molto questo lavoro, quindi abbiamo deciso poi di accettare le offerte che ci sono arrivate. Ovviamente questi film qua che abbiamo, come diceva Davide, i videoclip sono una grande palestra e anche il cinema, noi nel cinema ovviamente ancora siamo veramente al primo gradino forse, e quindi sicuramente molto è il fare, in modo che comunque insomma sperimenti, più fai più impari. Io prendo spunto da una domanda che ho letto in chat. Io se cerco di ricordare, magari mi perdo qualcosa, però di registi che arrivano dal mondo del videoclip conosco voi, conosco Lettieri, che ha fatto insomma un botto di roba e poi adesso ha fatto il secondo film, e ho visto recentemente Martina Pastori, che è un'altra regista di videoclip, ha fatto adesso il sequel tra l'altro del vostro film Sotto il sole di Amalfi. Però sia voi che Lettieri appartenete a una generazione indietro rispetto a quella di oggi. Voi pensate che oggi sia ancora possibile fare lo stesso percorso che avete fatto voi? E anche lo stesso vale per Davide, cioè si può ancora provare a passare dal videoclip per arrivare al cinema, o il mercato è saturo? No, sì, per me sì, assolutamente. Noi stiamo vivendo comunque un periodo d'oro, stiamo vivendo, non so se è una bolla, però c'è tanta richiesta e produzione, sì. Perché credo ci sarà una guerra tra le piattaforme, perché ora c'è Disney Plus, Paramount Plus, Amazon Prime, Netflix, iTunes, quindi ora stanno facendo questa guerra e noi in questo momento la stiamo vincendo, nel senso che dobbiamo realizzare quei prodotti di cui hanno tanto bisogno per fare catalogo, quindi si sono aperti tanti sbocchi e c'è bisogno di registi, ma c'è bisogno, io dico, di registi che sfruttino questa occasione per fare delle robe belle, per sperimentare, non per fare la solita roba noiosa che si vedeva tanti anni fa su Rai 1. Perché magari il rischio è quello. Antonio e Nico hanno fatto dei film dove hanno provato a fare delle robe strane, anche se vedete il film loro su Prime fa ridere forte, cioè in pochi minuti riesce a creare comunque una tensione. Stai parlando di Con chi viaggi? Con chi viaggi, che poi dentro ci sta pure Fabio Rovazzi,
E Fabio Rovazzi recita bene, ragazzi, cioè, non è, io ci ho fatto due video con Fabio, non era per niente bravo a recitare. Fabio Rovazzi è un altro... ascolti questa chat, è un genio per tante cose, ma recitare non era bravissimo. Invece nel loro film è perfetto, funziona, e direte, ma cazzo, hanno fatto solo videoclip, vedi, però riescono a far recitare tutti. Anche Fabio, no? Lui ha provato a fare lo stesso tipo di percorso, producendosi da solo anche i video delle sue stesse canzoni, perché poi lui voleva, poi non so, adesso non è più uscito più niente di suo, però lui voleva proprio poi arrivare alla regia del cinema. Sì. Non so, è tanto che non esce con niente di quel tipo. Ma penso che stia lavorando. Sta lavorando? Stia lavorando, sì. Ci sta lavorando. Ma a questo punto si è bloccato Mauro? Percorso. O sono vedete? Io. Ok, scusate, ho avuto un attimo di... mi sono disconnesso, scusatemi. Dicevo, mi sentite ora? Sì, sì, sì. Ok, dicevo, voi dite si può ancora fare per questo percorso. Allora, se io vi chiedessi di dare un consiglio a una persona che inizia adesso nel mondo dei videoclip e tramite quelli vorrebbe arrivare al cinema. Vai, Nico, questo è tuo. Ma io so della scuola Smanetta. La scuola Smanetta mi fa molto ridere. Sì, perché è semplicemente applicarsi a fare una cosa che poi ti muove delle cose in testa per cui riesci a creare sempre cose, cioè nel senso, non lo so, io l'ho vissuto sia nel videomaking ma in altre cose della mia vita, applicandoti e facendo, sperimentando, poi alla fine arrivi a qualcosa, secondo me. Più fai, più poi arrivi a fare altre cose. Ok, e un'altra cosa che vi volevo chiedere è, ora abbiamo detto che ci sono molte similitudini, però, e ovviamente la domanda vale per tutti e tre, qual è la parte migliore e la parte peggiore dei due tipi di lavori? Quindi qual è la parte migliore di lavorare su un videoclip e qual è la parte migliore di lavorare su un film e qual è la parte peggiore di lavorare su un videoclip e qual è la parte peggiore di lavorare su un film? Bella domanda. Davide, vuoi iniziare a te? Sì, sai cos'è? Che quando fai un film o una serie... fai un tot di sopralluoghi, poi giri e poi fai la color. Quando fai tipo 10, 20, 30 videoclip, devi fare 1000 sopralluoghi divisi per un giorno di shooting per un videoclip, quindi c'è, è una quantità di lavoro esponenziale, ne fai molto di più per quanto ti pagano quando lavori su un videoclip, perché è meno ottimizzato. Una giornata di ripresa, che poi che normalmente ti fai pagare quella giornata, di fare sopralluoghi, riunioni, parlare con l'etichetta, fare una palette colori, e ne fai tantissimi. Quindi a volte preferisco che parto con questa serie TV, sto 3 mesi lì, ho fatto i tot sopralluoghi, quella palette di una sola, e farò la color. Puoi vendere un pacchetto, vendi un pacchetto di, che ne so, un tot di televisione. No, ma perché è necessario, naturalmente. Ogni videoclip, appunto, essendo un piccolo film, devi lavorarci come se fosse un film, però poi alla fine giri un giorno, capito? Quindi tu dici la parte peggiore per il videoclip è non è ottimizzato da quel punto di vista, tanto lavoro, sì, rispetto alla quantità poi effettiva, ad esempio, di minutaggio che devi tirare fuori. È un discorso geniale. Invece per te la cosa più bella di un videoclip, poi passiamo avanti. Per me Davide, quello che dicevi prima, sì. Sì, per te Davide. Sì, sì, perché posso fare un sacco di cazzate, alla fine i danni sono minori di quando sei fatto un film. Okay. Perché dici, no, questa cosa così è stilosistica, poi magari la vedi, c'era una magia, era una ditata sulla lente, tu dici no, ma esatto, guarda, vero, una ditata voluta, questa, ma è l'impronta dell'artista, è la mia lettura. Per questo film mi sono fatto fare un filtro che in realtà non ho ancora usato perché appunto ho paura di sbagliare, che è questo. Ammazza, applicalo davanti, ti faccio vedere. Cos'è, una specie di pozzanghera? Cioè, in realtà l'ho usato oggi con la Blackmagic, mentre giravo con le altre due camere, con le Alexa, ho usato sta Blackmagic con questo filtro qua. Sì, facciamo una scena dalla fabbrica di mostri, sembra una formina uscita dalla fabbrica di mostri. Questo se lo usi con un tele ti fa delle sfocature particolari, molto interessanti, che sembrano le aberrazioni della pellicola Super 8. Sì.
però l'ho usato senza farlo su un videoclip prima, quindi è rischiato. Sperimentato i film, Davide. Sì, però il concetto, vedi, Davide continua a smanettare nonostante i suoi 50 anni di esperienza, fa le bolle con la fabbrica dei mostri. Esatto. Beh, ragazzi, lato produzione, poi lasciamo la parola anche Jonas, se intanto ci volete riflettere ancora. Diciamo, per la mia esperienza, la parte che mi piace di meno è la parte di pre-produzione. Ovviamente non abbiamo mai fatto lungometraggi, abbiamo fatto dei cortometraggi al massimo. Abbiamo fatto questo corto estremamente faticoso. Sì, abbiamo fatto un corto che era un piccolo film, quindi sono stati 3 giorni come se fosse... Molto bello. Grazie Davide. Ah già, che noi l'abbiamo anche presentato da voi al Fabric lì, giusto, è vero. Poi abbiamo anche mandato il link a Davide l'ha è visto. Vero. Ma io ho fatto la sceneggiatura. Ah ok, quindi stavi mega sul pezzo. La Davide era sul set, noi non lo sapevamo, ma era sul set. Lui c'era comunque, c'era sì, nascosto dietro le macerie. La parte di ripresa è sempre... Io la vivo più facile, la vivo più tranquilla sempre. Sulle opere di fiction rispetto ai videoclip. Sì, perché alla fine sì, ti impegna, ma almeno dal lato mio poi c'è molto più lavoro prima, no? Quando tu devi andare a trovare soluzioni per essere pronto per qualsiasi evenienza. Una volta che sei arrivato sul set, puoi fare il grosso del lavoro, l'hai fatto prima, esatto, lato mio. Quindi ecco, quindi una volta passata la preproduzione sul set, per me è più divertente da quel punto di vista. Non so, invece Antonio? La cosa più bella dei videoclip... La parte preferita, meglio il peggio, il meglio e il peggio dei film e dei videoclip. Guarda, nei videoclip la cosa bellissima è che in qualche modo puoi sempre imbastire tutto, anche se sbagli. Lo puoi fare la scuola di, ma questa è ancora tutta storta, no? Ma è un'aria. Se ti manca un raccordo, certo. Ti metti playback hai fatto, capito? Cioè, questa è la cosa buona, che dopo il montaggio puoi sempre salvare tutto. Cioè, è veramente difficile non recuperare qualcosa, no, in un videoclip, così come la totale libertà che abbiamo di fare sui videoclip, diceva Davide, di poi permetterti di fare tante cose, di sperimentare. La cosa più brutta dei videoclip, ma forse sempre che magari, ecco, il poco tempo, il poco budget, che principalmente diciamo proprio è un must di... esatto, magari la frustrazione di pensare ogni tanto che stai lavorando con 1000 problemi, che ti stai accollando di lavorare con poco budget, che però magari può essere pure compensata dal fatto che poi stai facendo un videoclip, che quindi dovrebbe essere una cosa più stimolante e più artistica, no? E quindi te la va a compensare così. Sì, chiaro, non è mai bello poi lavorare, insomma, di fretta, di corsa, tutto, corri di qua, corri di là... Vi posso raccontare un aneddoto di lunedì? Ecco. Allora, noi abbiamo girato in un giorno e questa pausa non arrivava mai, perché Nick e Anto non concepiscono la pausa. No. Per me si poteva girare, non avevo problemi. Però avevamo questa troupe di macchinisti elettricisti che erano pure loro, insomma, stranieri, che comunque continuavano a lavorare. A un certo punto, tipo verso le 16, le 17, noi eravamo là dalle 7 del mattino, lanciano gli stativi e dicono basta, se non mangiamo non lavoriamo più. In bunker, che presi da questo momento, sì, questo momento di grande emozione, dice, dai, andate a mangiare, non vi preoccupate. Poi arriva Antonio o Nico, mi ricordo, dietro della schiena, e fa: visto che loro stanno mangiando, ci andiamo a girare il playback. E noi a pausa siamo andati a girare il playback di Salmo, capito? Io mangio lo spiedino. Poi finita grande la pausa di loro e abbiamo continuato a girare. Beh, noi abbiamo fatto simile, no? Sul Nostos, quando sì, noi abbiamo girato, io mentre facevamo pausa giravo i dettagli, la trappola che scattava, no, la macchina che arriva, la da lontano, macchina che no? Arriva, ebbene, sono 3 giorni di riprese, in 3 giorni di riprese, sì. Io nelle pause mi sono girato 3 dettagli diversi che mi mancavano di volta in volta. Sì, è un grande classico. È veramente una cosa bruttissima e maledetta. Noi anche adesso abbiamo riniziato nel cinema, poi è peggio perché nei videoclip noi comunque possiamo fare come ci pare. Cioè, prima si... dice un giorno, la gente se la accolla. No, sì. Ma pure due, anche quando fosse due, comunque sanno che quando vengono sul set nostro, come minimo, sono 14-15 ore.
E forse fai la pausa. Mentre nel cinema purtroppo c'è delle leggi per cui poi andiamo in galera tutti, quindi devi fare una cazzarola di pausa che dura un botto. Dura, sai, questi sindacati di merda, eh? Ma poi la pausa, i diritti dei lavoratori, che schifo. Una delle cose brutte del cinema è proprio questa, è la pausa che deve durare esattamente 60 minuti. No, però sono d'accordo. E poi aspetta, perché dopo 60 minuti non è che al 60esimo premi rec, al 60esimo, esatto, premi 60 minuti, poi con calma ti alzi la sedia, fai due sbagli, il caffè, le cose, due chiacchiere, poi torna sul set, ritrucca gli attori e passa un'altra ora, quindi la pausa dura due ore. Solo una curiosità, ora che sei quasi al tuo quinto film, ancora non vuoi la pausa? Certo. No, ma ieri, certo. Ieri. Infatti, ieri. No, io voglio dire due cose, ma infatti, perché io proprio qualche mese fa, e voglio iniziare a farlo veramente su qualche lavoro prossimo che faremo come Slim Dogs, come produzione, proprio perché sono d'accordo con te su questo fatto che ci sono dei momenti critici della vita di un giorno del set, che è l'inizio a girare e il dopo pausa. Se perdi tempo lì, puoi buttare anche tre ore nel cesso di una giornata di ripresa. Sì, perché che stai girando, bene o male, il mood c'è, nel senso... Esatto, invece il momento prima della pausa è quel momento fantastico dove vai a bomba, tutto da paura, tutto fantastico, corri come una... Poi ti viene totalmente distrutto e annientato e poi è impossibile recuperarlo nelle altre... Ma infatti bisogna iniziare a fare dei continuati, ragazzi. Io voglio iniziare a fare dei continuati da 7 ore... Se ne andiamo tutti a casa, ma famo 7 ore a mazzetta senza fermarsi un attimo. Anche 10. 10 non è un continuato, però. Massimo che puoi fare. In America 10 è la truffa. È vero, in America, perché in America la giornata lavorativa è da 12 ore, quella del 7. Quindi squadre che preparano, squadre che smontano, è proprio un altro mondo. Il continuato all'italiana sono 7 ore. Sì, poi c'è qualche accordo particolare, esatto, di fare 8 ore, che comunque se vuoi avere una vita oltre il lavoro, esatto. All'inizio di questa carriera nessuno di noi voleva, immagino, le 8 ore ti consentono di fare cose nella giornata. Infatti io sono un fauto... Dicevo, Davide, adesso addirittura hai un cane, altro che vita, oltre al lavoro, nel senso... Cioè, quando lo porti fuori se non ti fanno fare questo continuato? Davide, puoi dire la frase che usavi, che urlavi a tutti quando era appena finita la pausa? Sì, per fortuna è finita questa maledetta pausa, finalmente possiamo tornare al nostro lavoro preferito, quello per cui abbiamo lavorato gratis, fatto le scuole, offerto le televisioni. La frase è un monologo. Veniva urlato verso il 50esimo minuto di pausa. Tipo, è finita questa pausa. C'hai tutta la troupe che a finita pausa non è che si rimette in moto, allora, dai, muoviti. Che è finita pausa, che prende il caffè, cioè a fine pausa, tutta quanta la troupe che prende il caffè, certo. Prima. Allora tu non gli dici, dai, torna sul set, dici, oh, che culo, è finita la pausa, dai, torniamo a girare finalmente. No, ma infatti, ragazzi, continuato. Vabbè, ma comunque adesso ci siamo infilati in questi discorsi della pausa. Niccolò, non ti abbiamo fatto dire qual è la tua parte preferita e meno preferita dei due mondi. No, in realtà, guarda, forse è una cosa figa che c'è nel videoclip, è che non avendoci l'audio puoi parlare mentre giri, puoi dare indicazioni sempre. Cioè, quindi oltre... Niente pausa e licenziamo il fonico, sono cose che dobbiamo imparare. Però, quindi sei ancora più libero sia mentalmente sia che non ti castri, perché appunto non puoi parlare, perché non puoi interrompere l'altro. Io avevo una domanda segnata, che era relativamente a lavorare con gli artisti. Nel senso che prima è uscito fuori Blanco, voi quando avete fatto il videoclip con Salma e Blanco, Blanco non era ancora mega esploso come è esploso. Esatto, era il secondo brano, già il primo videoclip era molto particolare. Sì. E la domanda che volevo farvi è: quanto aiuta avere un artista col carisma di Blanco in un videoclip? Nel senso che si vede che porta molto di se stesso sul davanti alla macchina da presa, e viceversa, quanto può essere deleterio avere un artista, ovviamente non vi chiedo il nome, però se vi è capitato, avere un artista che invece non rende molto.
Sì, è tantissimo. Blanco, potresti accendere la camera e già fatto il video. Non devi pensare a nulla, cioè già la faccia, come si muove, quello che è lui, insomma, fa tantissimo. Così come Salmo, e tanti altri artisti pure. Che dici? Quando lavori con un attore bravo, un attore cane, cioè. Esatto. E vi è capitato di avere. Basta anche solo inquadrare, cioè tipo quando tu inquadri Borghi può anche non aprire bocca, ma c'ha una faccia talmente figa, no? Dice, ah, sei bomba, cioè. Poi Levi magari ci metti, capito, lo stendino, un altro, dice, ammazza, qual è la differenza? C'è, cioè, proprio una cosa, è un abisso, no? Quindi anche soltanto il volto fa Sì, volto, carisma, tutto. carisma, tutto. E avete dovuto capitare, cioè, capito di dover aggirare invece un artista non proprio carismatico? No, ripeto, non vi sto chiedendo nomi, perché non vi voglio far avere querele, però vi è capitato? E nel caso, come avete risolto? Abbiamo girato un video di fiction, così di film, così non veniva in campo lui, e erano gli attori, capito? Cioè. Beh, mi sembra un'ottima Quindi adesso soluzione. tutti quelli per cui avete fatto un video di fiction si devono domandare, si devono fare Ma adesso. ero io quello No, ero incapace. io. Tutti i video senza playback, bisognerà farsi questa domanda. Esatto, bisognerà fare questa domanda. Esatto. Ma invece c'è una differenza dato che l'avete nominato, c'è una differenza, ce lo chiedevano su Instagram, c'è una differenza tra dirigere un attore professionista e un artista professionista? O più o meno è la stessa questione? No, c'è tanta differenza. Cioè, a livello attoriale penso sia la. In generale, dirigere una performance, nel senso la maniera in cui si tira fuori la performance da un artista musicale, dalla maniera da cui si tira fuori una performance da un attore su un set. Ma questo va un po' a prendere anche la domanda di prima, cioè se l'artista è in gamba e sveglio, come appunto diciamo, cioè, su un Blanco, un Salmo, così. Non fai fatica per niente. Se invece l'artista o l'attore non è molto capace, ha poca personalità, è più O complesso. magari Però tante insicurezze anche, no? sì, siamo sempre qui comunque, insomma, il discorso è sempre quello, poi è quanto uno è sveglio davanti alla camera. Senti, io ho una domanda per Davide invece. Davide, secondo te, come dire, c'è ultimamente cosa succede? C'è più i film che tendono a imitare il linguaggio che si trova nei videoclip, che poi di fatto vengono diffusi online, o viceversa? Perché sicuramente inizialmente, come dicevamo, erano i videoclip a imitare il linguaggio del cinema. E va bene, ok. Però diventati ormai così importanti all'interno della cultura pop, noti una rincorsa tra i vari stili, noti una rincorsa tra magari il cinema che cerca di essere più simile a quello che è il linguaggio dei videoclip, che poi di fatto è un linguaggio magari anche più giovane perché legato a una musica che magari è più attuale. Comunque noi viviamo in un'epoca fluida sotto tutti i generi e i punti di vista. Se voi pensate a serie TV come Euphoria o Miss Marvel, hanno delle tecniche che ricordano assolutamente il videoclip, ma la loro forza è che hanno usato quelle tecniche per la narrativa, cioè usano dei movimenti di macchina, delle situazioni particolari per raccontare un contenuto e non soltanto come pezzo artistico. Quindi credo che sia tutto molto ibridato ormai. Non farei tante distinzioni, cioè forse addirittura i reels di Instagram oggi contribuiscono alla narrativa cinematografica. La cosa fondamentale è tenere sempre bene in mente che quando fai un film, un corto o una serie TV, tu stai raccontando una storia, siamo dei narratori. E quindi qualunque tipo di tecnica, qualunque tipo di ibridazione, dobbiamo avere ben in mente il messaggio che vogliamo mandare. Deve essere al servizio, diciamo, della storia. Deve essere al servizio. Per quello che noto io è che a volte per scimmiottare o per copiare o per fare delle robe molto belle si perde di vista il senso. C'ho dei registi, un regista fantastico di cui non farò il nome, che tutti capirete, che faceva dei film di narrativa potentissimi, che a un certo punto ha iniziato a fare delle evoluzioni di movimenti di macchina arditi, particolari, elegantissimi,
ma ha perso molto il senso del racconto. E anche registi giovanissimi. Poi vedi, ci sono dei registi vecchi, tipo Martin Scorsese, che fa dei film come Wolf of Wall Street. Che è un capolavoro d'assoluto. No, che è un capolavoro, che anche lì c'è un ibrido dal mondo dei videoclip, delle sequenze, no? Ma cazzo quanto va dritto nella sua storia, no? Tu dici il rischio è quello di prendere... No, no, però ho capito quello che tu dici. Cioè, tu dici il rischio è quello di, nel tentativo di inseguire uno stile, che però magari, come dicevano prima Niccolò e Antonio, è più libero, perché nel caso del videoclip magari stai letteralmente facendo una cosa fica per il gusto di essere fica, perché poi è accompagnata da una canzone, quindi deve semplicemente interfacciarsi con quella roba lì. Nel tentativo di portare quella roba in un contesto narrativo, si tende poi a slegare le due parti, cioè ad avere solamente la parte fica che non c'entra niente con la parte narrativa. Sì, spesso succede così. Poi ci sono alcuni film dove nelle sceneggiature tu leggi proprio montage, è un punto preciso del film dove c'è un montage musicale che trasmette emozioni, allora lì diventa chiaramente un videoclip. Mm-mm, certo. Allora, sono tantissime le sceneggiature dove leggi montage, leggi c'è questa musica qui, sequenza di immagini montate su questa musica. Okay. Allora è diventato anche narrativa a un certo punto raccontare un passaggio di tempo con una sequenza da videoclip. Vai, scusami. Una cosa che si face, che si è fatta da sempre, se sta roba poi esistita, no? Tempo. Sì, sì, sì. Ok, dicevo, tu hai citato Euphoria, che è comunque una delle serie più, come dire, più visivamente impattante. Sì, ma anche quella è considerata più giovane, tra virgolette. Non trovo una maniera di dirlo che non sembrasse da vecchio, però il concetto è quello, no? Euphoria è una delle serie considerata più... con un target più... Sì, giovane, con una sintonia con quello che vogliono vedere le generazioni attuali. Il discorso è, ovviamente, invece, per quanto riguarda gli Younats, il vostro stile è fortemente influenzato da quello che è stato il cinema degli anni Ottanta, no? Voi siete fortemente influenzati da tutto quel lato lì. Però, secondo voi, c'è, al momento, dal punto di vista di ciò che va di moda, tra virgolette, è più importante quello che si vede nei videoclip o quello che si vede nei film? Nel senso, non so se sono stato chiaro, se è una domanda un po' vaga, però insomma il concetto è, magari si vede diventare più di moda, più iconico, appunto, esatto, più iconico. Lo stile che si vede all'interno di un videoclip di un artista pop americano particolarmente famoso, o comunque il cinema ha ancora quell'importanza che ha avuto negli anni Ottanta, perché poi di fatto Stranger Things e tutta una serie di altri media hanno dimostrato che quel cinema degli anni Ottanta ha influenzato la moda a venire per tantissimi anni. Ma credo forse un videoclip, oggi come oggi, un videoclip o uno spot possano forse influenzare maggiormente, anche perché sono sicuramente dei prodotti in cui poi eccellere o comunque eccedere tanto, sperimentare tanto. In un film magari è più diluito. No, il film poi sostanzialmente è narrazione, e quindi devi comunque raccontare. La centralità di un film è stupire col racconto, è raccontare. Poi ovvio che ci sono dei film che sono tipo tre spot, come Wolf of Wall Street, dove oltre a raccontare lo fai anche abbinando uno stile visivo forte, no? E quindi è particolare. Però quelli sono dei casi, secondo me, ecco, di film così ce ne stanno uno su mille l'anno, capito? Non ce ne sono. Mentre invece negli altri prodotti, come i videoclip, come gli spot, sicuramente ne escono tanti. Forse l'anno. Perché poi, essendo tutto più breve, no? Poi è tutto più d'impatto, quindi una scelta arriva molto di più piuttosto che in un film, o anche una serie già lo può fare di più, secondo me, perché comunque una serie è una roba che poi si trascina, c'ha un minutaggio, è strutturato in un modo tale in cui può permettersi più momenti iconici, quindi una serie secondo me può, secondo più di un film, diventare, come poi di fatto è diventata, perché Stranger Things, Game of Thrones, secondo me è anche una mera questione di numero, nel senso che
cioè la famosa estate dell'82, no? Che è quella in cui sono usciti E.T., La Cosa, Rocky 2, e cioè la quantità di film del Blade Runner, cioè tutti quanti nell'estate dell'82, e sono tutta una serie di film che sono diventati famosissimi, mentre adesso di fatto, se si toglie i film della Marvel, che però sono iconici in una maniera, come dire, abbastanza omogenea tra di loro, nel senso sono di fatto tutti lo stesso film, la maggior parte delle cose che guardiamo sono serie TV. Quindi nel senso i film li guardiamo, però sono sempre gli stessi, ripeto, è sempre l'universo Marvel, e quindi sono sempre gli stessi costumi, sempre la stessa fotografia, sempre lo stesso stile di scenografia, bene o male sempre la stessa roba. E quindi invece la roba in cui abbiamo più, cioè se prendiamo True Detective contro Stranger Things, sono due cose completamente diverse, e però, come dire, non dico ugualmente famose, però quasi, nel senso che possono influenzare in maniera, magari, ecco, ripeto, True Detective un pelino meno accessibile, l'ha vista qualcuno di meno, però bene o male è comunque molto famosa. Capolavoro, True Detective. Sì, 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 ma infatti... A parte quel grosso problema della seconda stagione, che... vabbè, però adesso è molto bella. Che vabbè. È stupenda pure la terza. La terza non l'ho vista. La terza è molto bella, non dico l'altezza della prima, però è molto bella. La prima è inarrivabile. La prima è inarrivabile. Ma hai visto Elvis, il film? Ancora. Volevo andare... l'altro giorno potevo staccare prima dal lavoro... volevo andare al cinema, potevo staccare prima dal lavoro, guardo Porta di Roma, UCI, c'era alle 3. Ma posso andare al cinema alle 3? No, va bene. Io sono andato domenica alle 14 a vedere Thor al Lux, con License. Io volevo andare la settimana prossima, sono a Londra, volevo andare a vederlo all'IMAX, lì c'è la sala IMAX, quella gigantesca, la più grande d'Inghilterra. Ma voi che conoscete tutti i giovanisti, potete fare un sondaggio tra quanti vanno al cinema e perché non vanno al cinema, giusto per capire. Guarda, lo possiamo fare, ma in generale penso che la questione sia perché la maggior parte dei film, cioè io ti posso dire personalmente, questo poi è un discorso che esula da quello che stiamo facendo, personalmente... Dalla pandemia in poi, per me è diventato strano non sapere quando un film sarà in streaming. Cioè, per me prima era normale, prima della pandemia, era normale, un film usciva al cinema e la domanda quando sarà disponibile non online te la facevi. Era, quando capita, quando accendo Netflix e mi dicono abbiamo questo film, tu fai, ok, vedi, vuol dire che è arrivato. Invece dalla pandemia in poi il mio cervello, come quello di tanti altri, è stato inevitabilmente condizionato a pensare, ok, questo film sta uscendo al cinema. Mi dite quando esce streaming, per favore? Perché è quello che di fatto adesso fanno le major, cioè Doctor Strange è uscito al cinema 3 settimane dopo, 45... Esatto, era in piattaforma. Sì. E io, la cosa assurda è che sono andato a Parco Leonardo, c'erano ancora i cartelloni di Doctor Strange, venite a vederlo al cinema mentre era disponibile su Disney Plus. Per me il problema... No, perché è interessante questo discorso nell'ambito videoclip cinema, e ci siamo dimenticati di dire questa cosa, secondo me è fondamentale. Vai. Che il videoclip te lo guardi su un televisore, un computer, un cellulare. Il film è pensato e realizzato, almeno fino a prima del Covid, esclusivamente per la sala. E quindi quel tuo fotogramma che è su un videoclip lo vedi piccolo così, al cinema lo vedi 900 volte più grande. Se vai alla licenza a vederti il film, vedi questo faccione enorme, gigante. Quindi la cura, l'attenzione che devi metterci è molto superiore perché hai la possibilità di mostrarlo in una maniera enorme. E perdere questa possibilità, appunto, non andando al cinema e quindi facendo precipitare il mercato cinematografico, secondo me stiamo facendo un grosso errore. Ci stiamo per togliere la possibilità di vedere il cinema come grande Luna Park. Esatto, rimane Avatar sulla piattaforma, sul tuo, anche se c'è un 60 pollici, c'ho 60 pollici, c'ho il videoproiettore, ma non è la stessa cosa andare in una sala con una poltrona, con le luci spente, col cellulare in tasca, cioè anche andare a parcheggiare e conquistarti quel momento della tua vita in cui io sto andando a vedermi un film, è quasi un rituale, e io lo dico a voi perché comunque conoscete tanta gente giovane, non perdete questa possibilità. Perché non è la stessa cosa proprio al 100%. Se voi vedete Elvis in sala, direte che film meraviglioso. Se lo vedete a casa, direte ma cos'è sta cagata? No, è vero.
No, però è vero, cambia molto, soprattutto per determinati, ma anche non solo per i film più spettacolari, proprio come esperienza, per quanto tu possa, vabbè, a meno che non c'hai proprio un televisore al 50, almeno 55 pollici, almeno con un impianto stereo che ti fa, che ti può, prova a rendere un po' più immersiva l'esperienza, cambia molto la percezione, ed è vero, sono d'accordo. Può cambiare di tanto l'idea che tu ti fai di un film se lo vedi in sala o se poi invece te lo vedi a casa, sì. Magari non passa da capolavoro a merda, però può passare da capolavoro a sì, carino, e comunque fa la differenza. Noi penso siamo in chiusura, Adriano, sì, non so se vuoi lanciare il sondaggio e io faccio un'ultima domanda poi. Allora io lancio il sondaggio, quindi vi ricordo, voi che ci state seguendo, è il momento di votare l'oggetto che secondo voi, tra quelli che abbiamo portato questa sera, rappresenta meglio la tematica di della chiacchierata che ci siamo fatti, cioè i videoclip e il cinema. Allora, Davide ha portato un prisma che riflette la luce, con quale lui ha fatto la distorce, sì, giusto, con cui ha fatto tutte le sue sperimentazioni, quindi per raccontare anche il concetto di poter sperimentare nel videoclip. Antonio ha portato il suo block notice di appunti, dove quando lavora prende tutti i suoi appunti, i suoi disegni sulle inquadrature, sui movimenti di macchine, eccetera, eccetera. Niccolò invece la sua serie di cappelli usa e getta, che non compostabili, può... eh? Assolutamente, assolutamente, dei quali non può fare a meno durante le lavorazioni. Mauro, la copertina di Thriller, che effettivamente il videoclip di Thriller, se non lo conoscete, spara, cioè no, andatelo a vedere, perché è sicuramente no, l'identificazione, no. No, no, era per no. dire. No, era sparatevelo, per dire. Intendevo. Sparatevelo, perché è uno, diciamo, l'inizio un po' di tutti i videoclip di un certo tipo. E io la 5D Mark III, vabbè, Mark II, la 5D come oggetto. In realtà dovevi portare la 550D, se volevi quella, essere onesto. Lo sai che ce l'ho ancora da qualche parte, che è stata la mia prima macchina da presa con cui ho iniziato i primi esperimenti, la 550. Vabbè, la 5D che è stata un po', bene o male, ha segnato un po', no, un'epoca, una transizione di un'epoca, da intorno al 2008-2010 in chi voleva poi fare il videomaker, il filmmaker. Quindi via il sondaggio e vai Mauro con l'ultimo. Posso dare un consiglio, se potete per favore far vincere il cappello di Niccolò, perché effettivamente a me è l'unico, farebbe sì, comodo, effettivamente spesso dei capelli di merda, quindi avere un cappello dietro che posso indossare mi farebbe molto comodo, quindi se per fuori fate vincere quello io sono molto contento. Comunque, no, io ho un'ultima, la domanda quella genericona, ovvero sul futuro del mondo dei videoclip, nel senso se c'è un qualcosa che secondo voi dove si può andare a parare, dove andrà a parare un trend che avete intravisto. Per gli Unazzi, invece, per Davide, appena ci hanno risposto a questa domanda, io voglio sapere, tu prima hai detto, dopo vi racconto che culo ho avuto io per iniziare nel mondo del cinema e non ce l'hai mai raccontato, quindi adesso Niccolò e Antonio ci dicono, secondo loro, qual è il futuro del mondo dei videoclip e tu poi ci devi togliere questa curiosità. Bella domanda. Hai visto quella proprio, hai visto, pam 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 pam, alla fine. Non lo so, cioè nel senso, credo che... Poi tornerete a farne? Sì, sempre, dai, assolutamente. Magari uno... L'hanno appena fatti, ne avete fatti? Tipo 10 di fila. Ho fatti 3 adesso, no, sì, scherzo. No, però sì, noi li facciamo. Li girate nelle pause dei film, in quell'ora di pausa, sul set. Esatto. Durante i film. Anche durante i film. L'abbiamo fatto con Davide. Sì, quello si fa sempre fatica a staccarsi. Comunque, no, beh, credo che... è una forma d'arte che non morirà mai, insomma. Cioè, la mia domanda è, nel senso, secondo voi ritorneremo a quello che succedeva negli anni 90? Nel senso, negli anni 90 c'è stato un momento in cui i videoclip diceva David Fincher, cioè quindi il concetto era, ormai erano diventate delle opere estremamente importanti, quindi costavano di nuovo tanto. Noi adesso siamo passati di nuovo per un momento in cui costavano poco, adesso stiamo arrivando di nuovo a un momento, come dicevate voi, in cui se ne fanno sempre di meno, perché inizia a essere, vabbè, ok, iniziano a costare sempre di più, perché comunque, bene o male, ormai tutto il mercato si è stabilizzato. Secondo voi ritorneremo a un'epoca in cui se ne fanno pochi ma migliori, o ritorneremo in un momento in cui si cominceranno a fare una serie di playback rap dritti in camera e basta così?
Ma è sempre un'altalena alla fine, quindi poi spesso tutto torna in maniera ciclica, quindi se adesso c'è un momento di piatto, magari poi risale. Ok. Io allora, Niccolò, esatto, tu cosa ne pensi? Penso anch'io che ci saranno quelli che si faranno il video col cellulare in verticale, magari diventerà virale, sarà una figata, ma come ci sarà chi magari farà degli investimenti più grossi e farà delle robe più spettacolari. Spero che il trend poi per chi investe in questi videoclip, quindi nei major, sia quello di farne meno, ma farli bene e concentrare appunto le forze per fare dei prodotti veramente che spaccano e tirano sull'asticella sempre. Ok, Davide, ci vuoi finalmente dire qual è stata questa tua grande... Io ho disattivato l'audio perché mi è arrivato il delivery che in realtà non è la pizza ma il sushi, però vabbè, poco importa. No, io ho avuto la Almeno a te, fortuna a me non è arrivato un cazzo, come al solito, ma tanto. perché voi mettete l'ananas nella pizza nella vostra sigla, volevo È dirvelo, ma sono vero, è scemo. vero. Comunque, io ho avuto una fortuna perché a un certo punto della mia carriera, mentre facevo la gavetta nel reparto fotografia, facevo l'aiuto operatore. E un manipolo di stolti geniali mi disse: Senti, noi vogliamo fare un film indipendente, abbiamo 17.000 euro, lo gireremo in 17 giorni, tipo 1.000 euro al giorno. €1.000 al giorno, dai. Ti va di farlo? E io ho detto sì, e l'abbiamo fatto in questi 17 giorni. E poi l'hanno preso al Festival Cinema di Venezia, ed è andato benissimo, e tutte le recensioni del film, dei giornalisti, parlano molto bene della fotografia. Il E da film lì era? mi si è Et in terra pax di Matteo Bottugno e Daniele Coluccini. Io avevo 27 anni e da lì a botta di culo mi hanno chiamato tantissimi registi a fare addirittura fotografia. Quindi accettate quando vi chiedono di fare dei film a 17.000 euro, questo è il tuo consiglio? Beh, se pensi adesso Ciro De Caro, un altro mio amico, ha fatto un altro film con tipo poco più, l'attrice protagonista ha vinto il Nastro Ciro De d'Argento. Caro era Spaghetti Story? Esatto, Spaghetti Story, poi ha Quello fatto un altro a con Giulia, Valerio Di Benedetto? Sì. esatto, e quest'altro film, sempre con la stessa formula, è andato molto bene. Quindi quello che dico del downgrade, secondo me, è sempre attuale. Cioè, dei momenti potete fare dei film con poco, però che hanno delle belle storie che funzionano perché vi torneranno molto utili in futuro. Vabbè, alla fine era la scuola Smanetta che diceva prima Niccolò. Manetta, La sì. famosa scuola Rituale, Smanetta. è quella. Senti, è finito il sondaggio È perché finito me lo il sono perso. sondaggio, purtroppo Chi non ha ha vinto il vinto? cappello, ha vinto il prisma di Davide. E Ok, il primo. quindi... Quindi Davide, devi trovare il modo di farci avere un prisma, nel Un senso, prisma, almeno devo dare il mio quello... prisma. Sì, se non per forza, non il tuo che hai detto che hai trovato dopo lunghe ricerche, un prisma da mettere Prisma in qualsiasi. scenografia. Comunque il cappello di Niccolò se lo mettevate all'asta vinceva più degli slip di Tom Cruise, quindi Poi avete io sbagliato. l'avrei tenuto ancora chiuso come ce l'ha fatto vedere nel cielo, faccio un sacco Sì. ridere lì come bellissimo. Ma li prendi in stock da Amazon? Come funziona? Li vendono? Sì, ah, vedi, proprio così. Hai Fino a botta. visto? È proprio così. E Vedi? allora, ragazzi, grazie, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille per questa chiacchierata, grazie per la disponibilità. E a In bocca al lupo tutti per il grazie. vostro set che state facendo. In bocca al lupo per quelle prove. No, non l'avete detto. 4 settimane farete? Quanto fate? Questo è 5. siamo Cinque diciamo settimane. un Un upgrade. upgrade. 5 settimane. Una settimana alla volta. Cinque a Roma che sono più o meno come quattro fuori, quindi siamo là. Ok, Buono. vabbè, perfetto. Grazie a Davide. Tu adesso in questo momento c'hai cose attive o stai in momento di pausa? Sì, io sto girando un film, Quando si ferma, uno per la Davide? Ma che... seconda, sto facendo la color di una serie che uscirà in primavera e sto preparando la serie nuova che girerò a settembre. Bene. E E ho allora... fatto qualche video qui. E Poi dici che non allora... c'hai tempo per la vita personale. Ma il cane lo porti fuori, il cane, riesci a portarlo fuori? O c'è Sì, Chiara? per fortuna c'è Chiara, ci pensa Chiara. Allora, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito fino adesso e buonanotte. Grazie. Lo Ciao stiamo ragazzi. facendo? Ciao Ciao. ragazzi. Ciao. Ciao. Pizza e cinema? Il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV.